Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video sul canale. Siamo nel secondo episodio della mia collezione di carte Pokémon e siamo qua con altri tre bellissimi album. Nello scorso episodio siamo partiti dal set base fino ad arrivare al set Neo Destiny e quest'oggi finiremo, anche se non c'è nessuna carta, il set Neo Destiny e arriveremo fino al set Team Magma vs Team Acqua. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo per il supporto, siamo arrivati a 20 like nello scorso episodio, io in questo ve ne chiedo 25, quindi 5 like in più per il terzo episodio della collezione di carte Pokémon del Dadedomi. Quindi mi raccomando, un bel like, una bella iscrizione, attivate la campanella su tutte, mi raccomando. E che dire ragazzi, iniziamo? Direi proprio di sì. Andiamo a vedere questi album. Eccoci qua ragazzi con il primo album, andiamo avanti, Neo Destiny, tanto ragazzi già lo sapete, è vuoto in questa parte di set. Passiamo adesso a Legendary Collection, ho veramente poche carte, sono molto costose e molto belle ovviamente. Giusto, giusto, un Charmander e un Charmeleon. Adesso ragazzi passiamo al set Expedition dove abbiamo diverse chicche che vi andrò subito a mostrare ed ecco le quali prime. Alakazam, Arbok, il doppio Charizard che adesso vi farò vedere. Eccole qua ragazzi, Charizard Expedition e di qua un altro bellissimo Charizard. Molto molto bello, questa qui in inglese, questo in italiano, condizioni entrambi Nearmint, direi. Dopodiché ragazzi abbiamo due Dragonite, la versione normale quindi non reverse e la versione reverse, inglese italiano. Giriamo pagina, abbiamo un Machamp, abbiamo un bellissimo Byleth, eccolo qua, in italiano reverse. Abbiamo Charmeleon, abbiamo Gloom, anch'esso lo abbiamo sia normale che reverse, eccole qua. Pagina bella piena di reverse, devo dire, con un bel Jinx reverse, Pidgeotto reverse, Metapod reverse, un bellissimo Bulbasaur, ragazzi, quanto bello questo Bulbasaur italiano, carta stupenda con un bellissimo artwork tra l'altro. Un bellissimo Abra, Chikorita reverse e un altro Chikorita. Un bel Pikachu non può mai mancare, ragazzi, ve lo detto che questo set è veramente molto molto bello, tra l'altro con artwork veramente veramente belli. Spearow reverse e Cullifish reverse, ok. E finiamo qua con uno scambio reverse. Adesso passiamo al set Aquapolis. Primo album andato, solamente tre carte del set Aquapolis per ora, passiamo subito ragazzi al secondo album. Ed eccolo qua ragazzi, il secondo album, anche se sembra decisamente più vuoto, boh, non mi ricordo bene, andiamo un po' a vedere. Chansey reverse. Ah, che bella questa pagina ragazzi, io adoro questo Onix, lo adoro veramente, è stupendo. Guardate qua che artwork ragazzi, stupendo veramente. E poi ragazzi questo Psyduck. Questo Psyduck ragazzi non sembrerà, ma è una delle carte comuni di questi set che valgono più di tutti. È bellissima, è veramente bellissima. Finiamo qua il set Aquapolis e adesso ragazzi andiamo al set Skyrage, vediamo un po' cosa abbiamo di questo set con carte veramente devastanti, beh un Delibird reverse ce lo portiamo a casa, un bellissimo Snorlax ragazzi, guardate voi queste carte come se la stanno chillando, abbiamo un Ursaring che se la sta chillando in una maniera assurda e poi uno Snorlax altrettanto. Sembrano quasi che continuino, vedete le carte? Assurde, sono troppo troppo belle. Finito il set Scourge, adesso ragazzi andiamo al set Rubino e Zaffiro. Eccole qua ragazzi, qui iniziano veramente le carte, d'ora in poi
belle toste. Troveremo dei set anche molto più completi e iniziamo con questo Magnetrick Reverse. Successivamente abbiamo uno Sceptile olografico. Finito qua il secondo album, passiamo al terzo che lo vedo bello bello sciotto, ve lo dico. Ed ecco qua ragazzi, l'album è veramente bello ciotto. Vediamo un po' cosa abbiamo all'interno. Ok, Delcatti Reverse. Poi abbiamo un Silicon Reverse inglese. Tutto ovviamente in perfettissime condizioni, come potete vedere. Electric Reverse, Coughing Reverse anch'esso. Abbiamo anche un Carvagna Reverse. Sì, devo dire che mi piacciono le reverse. Un Makuhita Reverse, un Numel Reverse, Trico Reverse. E ragazzi, abbiamo un bellissimo Torchic molto particolare, o Torchic, come preferite chiamarlo. Molto particolare perché ragazzi, questa qui non è una piega della carta, come potete vedere dietro non è piegata, ma è un errore ragazzi nello stampaggio della parte olografica della carta, per l'appunto. Cercherò di farvi un bello zoom sulla carta così potete capire come è formata. Carta veramente molto strana da trovare e ne sono molto molto geloso. E adesso ragazzi arriviamo alla prima carta speciale, un bellissimo Scheiter X. Eccola qua. Ve la sbusto anche per farvi vedere pure il back. Ecco qua il back di questa carta, direi veramente niente niente male. E questo qua è il nostro Scheiter X. Finito il set Rubino e Zaffiro, passiamo a un altro bellissimo set, ossia al set Tempesta di Sabbia, dove partiamo con un bellissimo Armaldo olografico, un bellissimo Cradily olografico anch'esso, Lilip Reverse, Nuzleaf Reverse, Cacnea Reverse, un stupendo Growlithe Reverse. Ragazzi, questa carta è veramente stupenda. Guardate che bellezza questa carta. È veramente stupenda. Tra l'altro in perfette condizioni. Un Onix Reverse. E completiamo qua anche Tempesta di Sabbia. Adesso ragazzi passiamo al prossimo set, che è il set Drago. Camerupt Dratini Reverse. Gyarados, sempre molto bello da avere. Un Meditite Reverse e uno Snorunt Reverse. E anche un Sidra Reverse. Ondour Reverse. Un Marip Reverse. Un Numel Reverse. E qua ragazzi abbiamo due bellissime chicche. Due bellissime chicche. E direi di partire subito da questa qua, che è un bellissimo Latios X condizioni top. Guardate qua che carta. E per finire anche questo set di Drago abbiamo un bellissimo Mag Cargo X, bellissimo fra virgolette perché non è dei migliori artwork, però non è nemmeno niente male come carta da avere. Oh! Ok, è sopravvissuta, mi si è fermata sopra le gambe, top. Non so se avete visto l'altro episodio, ma vi ricordo di andarvelo a recuperare, perché queste carte qua, insieme allo Scheiter, insieme anche allo Scizor, erano insieme al Blaine's Charizard. Tutto il lotto, insieme ad altre carte che andremo a vedere nei prossimi episodi, l'ho pagate 20 euro su Vinted, quindi sì, un bellissimo affare. Passiamo adesso oltre e andiamo all'ultimo set del Team Magma vs Team Aqua. Ho sempre difficoltà a dire questo set, ma ce la posso fare. Partendo con un Team Magmas Groudon in inglese. Un bellissimissimo Bulbasaur, ragazzi, reverse. Quanto è bella questa carta! Reverse, tra l'altro, con un valore un bel po' più alto, ma lo abbiamo anche italiano e non reverse.
E purtroppo, ragazzi, finisce qua Team Magma vs Team Aqua perché arriviamo solo alla 54esima e le prossime, ragazzi, le vedremo nel successivo episodio, quindi nella parte 3 di questa serie. Vi ricordo di lasciare like e iscrivervi al canale se la volete, mi raccomando, 25 like. E che dire, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che se avete consigli, complimenti o non lo so, critiche sulla mia collezione, sono sempre felice di leggere tutti i commenti che lasciate sotto ogni mio video. Vi ricordo, ragazzi, 25 like per il prossimo episodio. Noi ci vediamo nella prossima live, un prossimo video. Da Dade Domi è tutto. Ciao, ragazzi, ciao!